Edoardo, diciamo che sei stato protagonista dell'occasione più pericolosa della Massese, in questa gara. Raccontaci com'è andata, perché purtroppo c'era una mischia clamorosa e noi non abbiamo visto praticamente niente. Niente, su un calcio d'angolo c'è stata una palla mezzo e mezzo, ho provato, sono stato sfortunato, ho preso traversa riga, era mezzo dubbio, però non è entrato. Comunque era una. Destro o sinistro? Sinistro, sinistro. Comunque era una partita difficile. Loro erano chiusi in difesa e noi ci abbiamo provato, ma ci siamo fermati a un pareggio. Oggi volevamo provare a vincere, come domenica scorsa, ma doveva andare così, è finita 0-0 e. Siamo ramareggiati comunque, speravamo in una vittoria. Dal punto di vista del ritmo, però, a me la gara non è dispiaciuta. L'avete tenuto alto, purtroppo non sono venute le occasioni. No, sì, il ritmo è stato alto comunque, però ci abbiamo provato, però non c'è stato niente da fare, la partita è andata così, è stato loro molto, molto bravi dietro, rocciosi e tutto. Potevamo far meglio, però ci siamo fermati sul pareggio. A proposito di Rocciosi, mi sembra che hai subito parecchi falli. Sì, vabbè, quello fa parte comunque della partita e niente, ci si prova comunque fino all'ultimo, poi niente. Poi ci abbiamo provato comunque tutti, nessuno è stato da meno comunque oggi e niente. Quando sei uscito eri, credo, sfinito, perché ti è toccato anche l'arduo compito di andare a correre dietro le palle lanciate anche senza destinatario ed andare a pressare. Quindi dal punto di vista fisico oggi hai dato tutto quello che avevi. Sì, però dai, stavo abbastanza, anche quando sono uscito non stavo così male, stavo abbastanza bene. Penso che potevo dare ancora, ce n'avevo ancora per un po', però la scelta del mister, cioè, è stata quella. E niente, fino all'ultimo ho dato il massimo. Benissimo, grazie e in bocca al lupo. Ciao. Grazie.